Dunque, la partita con la Roma avrà un'importanza uguale a quella di Torino o a quella in casa col Pescara. È normale che se riuscissimo ad arrivare più vicino alla Roma avrebbe un'importanza ulteriore per la classifica. Però in questo momento bisogna pensare alla partita di domani con Torino, perché sarà sicuramente una partita molto difficile. Loro giocano un buon calcio, sono molto organizzati. Una squadra che concede poco, che ha preso pochi gol, e quindi bisogna essere pronti a sapere che sarà molto dura domani. Mister, lei spesso ha avuto parole di stima per l'impegno e l'abnegazione di Pazzini quando scende in campo, per il lavoro che fa, per la profondità che riesce a dare alla squadra. La sensazione è che l'espressione che a volte ha il ragazzo è che ci sia bisogno anche per lui di segnare un po' di gol, e per questo attualmente giocare con continuità potrebbe essere importante. Può essere una giornata utile per lui quella di domani? Ah, può essere, perché giocherà lui davanti e giocherà a Bojan. È normale, se gioca lui dovremmo giocare un po' diversi. Se giocherà Bojan, sicuramente caratteristiche diverse da Pazzini. Quindi cercheremo di sfruttare al meglio le qualità di Bojan come quelle di Pazzini. Però sta molto bene, fino a questo momento sta facendo bene, anche se ultimamente ha avuto poco spazio. Però quando è entrato ha sempre fatto, secondo me, delle buone prestazioni, ha dato un buon contributo alla squadra, quindi sono contento. Buongiorno, Buongiorno. volevo chiederle chi senza Montolivo e chi senza Boateng, mi sembrano forse un po' questi i problemi principali di formazione viste queste due assenze, È Costant. oltre a quella di Costa. Due saranno altri tre. Hai qualche idea, visto che sono due giocatori comunque abbastanza, che hanno caratterizzato Montolivo, Milan Montolivo negli ultimi... ragazzi, è un giocatore che ha fatto molto bene, basta vedere i dati delle partite che ha giocato. Boateng ultimamente ha fatto delle prestazioni migliori di quelle dell'inizio di campionato, e Costante stava crescendo da terzino sinistro, però domani non ci saranno e quindi ne giocheranno altri tre in grado di fare una buona partita. L'idea dei tre mediani a centrocampo è possibile? Ma O... dovrò valutare, è una possibilità. Ancelotti ha detto che aspetta il Milan in finale. Ora, visto quello che può capitare nell'urna della Champions, il sorteggio agli ottavi, forse per lei e per voi è meglio aspettare il Paris Saint-Germain agli ottavi? Ma credo che gli ottavi di Champions siano tutti difficili. Bisogna arrivarci nelle migliori condizioni. In questo momento, però, visto che mancano ancora 3 mesi all'ottavo di finale, pensiamo al campionato perché abbiamo il dovere di cercare di risalire la classifica. A proposito di campionato e di questa scalata alla classifica, c'è una tabella che hai in mente, insomma, da qui a Natale, No, dove... tabelle no, perché tutte le volte faccio le tabelle e le sbaglio, però sicuramente a fine febbraio il Milan sarà in un'ottima posizione classifica. Un'ultima cosa, se potesse scegliere, senza badare ai costi, a quanto costa uno, a quanto costa l'altro, tra Balotelli e Pastore, qual è il giocatore che le piace di più? Credo che ora, in questo momento qui, parlare di mercato non serve a niente, anche perché bisogna pensare a queste 4 partite, compresa la Coppa Italia, che c'è da fare prima della fine dell'anno. Poi la società penserà a quello che c'è da fare sul mercato. Ripeto, siamo 32 e credo che siamo anche troppi. Buongiorno, mi sento. Buongiorno. C'è il ritorno di Conte domenica in panchina, questa lunga squalifica finita, si sente di dargli un bentornato, come accoglie questo ritorno? Vi faccio i migliori auguri per il ritorno in panchina. Senza altri commenti. No, anche perché credo che abbia già sofferto abbastanza stare lontano dalla squadra per tanto tempo, quindi credo che
che questo ritorno in panchina sia un bene per lui e credo anche per la squadra. Darà qualcosa in più secondo lei durante la partita? Ma io credo che gol ne faccia pochi, che dalla panchina gli allenatori gol ne fanno pochi, però sicuramente potrà essere importante, visto che dalla tribuna le partite si vedono in modo diverso. Credo che in questo momento sia giusto che ritorni in panchina. No, dietro la Laura. Addirittura un po' sminuito il vostro cammino facendo riferimento a degli episodi arbitrali che vi hanno condizionato. Cosa hai da rispondermi? Ma io credo che se ci riferiamo alla partita di Catania, credo che la squadra al secondo tempo poi abbia dilagato e credo che il fuorigioco risulti influente ai fini del risultato. Mentre il risultato decisivo è l'espulsione di Barrientos, che credo che sia stata giusta. Poi credo che andare a dire che il Milan ha fatto gli ultimi 6 punti con gli aiuti arbitrali, credo che abbia poco senso, perché altrimenti magari noi ci potremmo dire che prima della partita, delle partite, ci sono state 7-8 decisioni a sfavore nostro, e quindi credo che siano cose che si farebbe meglio a non dire. Un'altra cosa, volevo chiederti un giudizio su Ogbon. È un giocatore che ti piace, ti sembra un po', come posso dire, limitato a stare nel Torino? No, credo che sia un buon giocatore, però visto che anche lui è di proprietà del Torino, non mi piace parlare di giocatori di altri che sono tesserati per altre squadre. Credo tanto, non so. Sì. Volevo sapere intanto chi sono quelli che eventualmente si possono recuperare. Il Abate è recuperato, Antonini è recuperato, Bonera da dopodomani rientrerà con la squadra, Constant è una cosa leggera e quindi sarà a disposizione già per la partita col Pescara, Montolivo lo stesso, Muntari sta procedendo bene e credo che progressivamente possa rientrare con la squadra, Pato ha sempre questa contusione sulla coscia e sul ginocchio che gli dà ancora fastidio. Siccome ci avevano detto che era una cosa di poco conto. E purtroppo c'è questo ematoma, questo colpo che non riesce a riassorbirsi e magari gli dà ancora fastidio nel correre. Quindi non se ne parla domani? Sicuramente no. No, credo che certo, domani no. Poi vediamo in settimana. Cioè, parliamo 2013. No, ne parliamo in settimana, vediamo. Nel 2013, ho capito. Va bene. E, un'altra cosa volevo chiedere. Cambia qualcosa, diciamo, per l'assenza di Montolivo, cioè nello sviluppo del gioco, dello schieramento? Credo che Montolivo sia un giocatore che come caratteristiche in questa squadra non ce ne sia un altro, però ovvieremo all'assenza di Montolivo facendo giocare un altro a metà campo, magari con caratteristiche diverse, però in grado di fare una buona prestazione. Andiamo da Marco Pagocco. Max, volevo sapere se consideri la sconfitta con la partita con lo Zenit un passo indietro oppure no, e volevo capire secondo te come mai tutti i tentativi di motivare la squadra in una partita che ovviamente non era influente per la classifica non sono serviti. No, la squadra ha fatto una buona partita con lo Zenit, abbiamo preso mezzo tiro in porta, abbiamo preso gol, credo che questa è una cosa che bisogna migliorare. Ma da un po' di tempo che lo dico, perché abbiamo preso 21 gol in 22 partite,
e non va bene, non va bene perché per fare bene in campionato bisogna prendere pochi gol. E questa, anche se quest'anno su 21 gol che abbiamo preso, 12 praticamente su palle inattive, tra rigori, calcio d'angolo, punizioni e falle laterali, quindi su questo dobbiamo migliorare. Per il resto la prestazione della squadra ha fatto una buona prestazione con la Zenit. Portiere? No? No, dai. No? Allora ci mette. No, io a me, Amelia, domani gioca Amelia. Si può parlare di gerarchia primescolata? No, non cominciamo a fare dei film, che ora i film sotto Natale li stanno facendo abbastanza. Domani gioca Amelia perché Abbiati è rientrato mercoledì con lo Zenit, quindi è giusto che, visto che Amelia ha fatto bene le ultime partite, è giusto che domani giochi lui.